Siamo nello Scurolo di Sant'Alessandro, un'opera di Alessandro Antonelli, qui nella chiesa parrocchiale di Fontaneto d'Agonia. Ascoltiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partirono, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. È quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. E questo viaggio non è da soli, ma è a due, perché l'amico che ti accompagna abbia a incoraggiare, a sostenere, a dare quello di cui c'è più bisogno, una presenza amica. E così ogni cosa diventa superflua, perché il cuore dell'annuncio non sono i calzari, non sono i vestiti, non sono le sacche, ma è ciò che ciascuno di noi porta nel cuore, la ricchezza di aver fatto un incontro straordinario, un incontro che prosegue, perché la compagnia di Cristo è una compagnia che dura per l'eternità. E questa presenza del Signore nella vita porta ad operare grandi cose, perché non mettiamo noi al centro, ma il Signore stesso. Chiediamo allora in questa domenica di poter vivere anche noi questo Vangelo di annuncio, con una vita sempre più in comunione con lo stesso Signore della vita, con una vita che sa camminare per annunciare a tutti che il Signore è con noi. Preghiamo con le parole di Anna Maria Canopi. Signore Gesù, noi desideriamo fare della nostra vita una totale offerta. Accoglici, Signore, e consumaci nel fuoco dello Spirito, affinché nulla di quanto ci hai donato sia disperso nella frammentarietà o profanato nell'ambiguità delle cose, ma diventi in ogni istante viva testimonianza del Vangelo, corrispondenza al tuo amore in obbedienza al Padre nel cuore della Santa Chiesa. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti da Fontaneto d'Agonia.